L'11 marzo del 2007, Monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Acerenza, è in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con la locale sezione della Croce Rossa. Nella sua omelia dice di San Pio che ha testimoniato una straordinaria esperienza della manifestazione di Dio con i segni del suo amore impressi nella sua carne. Siamo venuti qui oggi, a San Giovanni Rotondo, nel luogo dove questo nostro compagno che oggi intercede per noi dal cielo, San Pio, fratello nostro nella fede, ha fatto e testimoniato una straordinaria esperienza della manifestazione di Dio per lui, che gli ha impresso nel suo corpo, nella sua carne, i segni del suo amore, e che attraverso di lui, attraverso l'ascolto infaticabile delle miserie e dei peccati degli uomini, ha invitato alla conversione, dicendo sempre questo dialogo di amore, raccontando sempre questo dialogo di amore e di misericordia del Signore. Dio continua ad accompagnare l'umanità e a dirle continuamente che è un Dio che non le è estraneo, è un Dio che si è innamorato follemente di noi, umanità, e che per noi ha dato nel suo Figlio Gesù Cristo la sua stessa vita, il suo stesso amore. Che bella questa ricerca di Dio, non una ricerca senza fine, ma una ricerca che a un certo punto misteriosamente, direi prodigiosamente, apre davanti a noi la verità di Dio, la sua luce, appunto luce di amore, luce di perdono, luce di misericordia. È questo il Dio nel quale noi crediamo. Il Signore sta davvero con noi. Il Signore si è fatto con noi, compagno di viaggio, di questa straordinaria avventura della vita, di questo dono ricevuto da Lui, ma che il nostro orgoglio di uomini ha fatto molte volte e ne ha fatto episodi di allontanamento, di distacco, di rifiuto. Ma lì Dio c'è sempre a bussare al nostro cuore, alla nostra vita, alla nostra esistenza, per dirci continuamente quanto Lui ci ami. Questo Dio dunque che ci ama, questo Dio che ci perdona, questo Dio che ci dice sempre questo racconto di amore, che cosa esige da noi? Che cosa ci chiede? Ci chiede un solo comportamento, un solo atteggiamento, quello della conversione. E anche qui, in questo luogo, questa parola è risuonata nell'esperienza del perdono attraverso la riconciliazione, il sacramento della riconciliazione che San Pio ha esercitato, direi, in ogni momento della sua vita, per chiamare i penitenti alla conversione. E non è forse vero che il venire qui a San Giovanni Rotondo non è prima ancora di altre richieste che partono dalla nostra esperienza umana all'intercessione e che si affida alla intercessione di San Pio? Non è forse chiedere la grazia della conversione? È ciò che anche Gesù ha chiesto a quanti quel giorno sono andati a chiedergli la spiegazione di certi avvenimenti luttuosi, dolorosi. Potremmo immaginare anche noi questo dialogo con Gesù oggi, a fronte di questo nostro mondo che
ogni giorno offre purtroppo tanti momenti di dolore, di sofferenza, di sangue versato, di violenza, di guerra. E noi lì forse a chiederci la spiegazione perché, per come. Gesù rimanda l'umanità a se stessa, la invita a questo profondo esame di coscienza e dice a quanti credono in questa parola: convertitevi, perché se non ci si converte non si arresta questa frana che rischia di travolgere tutto e tutti. Anche l'apostolo Paolo, ripercorrendo il cammino dell'Antico Testamento, dice appunto che ai cristiani di ieri e di oggi ciò che è importante, ciò che fa veramente arginare, se così mi posso esprimere, questo rischio di essere travolti di frane continue nel discorso della fede, della morale, del rapporto tra i popoli, di quale messaggio sono portatori i credenti, i cristiani, se non quello di offrire attraverso il cammino della propria conversione l'esempio di una testimonianza che è ciò che noi oggi possiamo offrire a questo mondo. Noi non siamo chiamati a condannare e giudicare nessuno, ed è facile molte volte questa tentazione, anche da parte di noi credenti, di noi cristiani, puntare il dito su tante situazioni per dire lì la colpa e lì la responsabilità, perché le cose non vanno bene, perché forse c'è questo momento di grande disorientamento, perché non si arresta la fame nel mondo, perché non cessano le violenze e le guerre, perché non ritroviamo i valori su cui poter fondare stabilmente il futuro della nostra esistenza umana. Tante volte siamo indotti davvero a puntare il dito su quelli che crediamo essere un po' irresponsabili o la società come responsabile. La parola di Dio oggi, dicendoci di questo amore infinito di Dio per noi, ci dice anche questa esigenza di conversione e di testimonianza. È la testimonianza che salverà questo mondo. È la testimonianza dei credenti, la testimonianza di uomini e donne che sulla loro vita, sulle loro scelte, nelle loro scelte, portano i segni di questo amore di Dio, di questo perdono, di questa accoglienza, di questa testimonianza nelle scelte anche più forti della nostra vita, della nostra esistenza, delle nostre responsabilità. Ecco dunque, come diceva Gesù, se non vi convertirete, perirete tutti. Se non ci convertiamo, se non siamo noi testimoni e sentinelle di questo messaggio, davvero rischieremo di entrare ancora più profondamente dentro un clima di rassegnazione, di smarrimento, di disorientamento. Siamo qui per dire al Signore che vogliamo vivere questo amore cristiano, che desideriamo convertirci nonostante i nostri limiti, anche le resistenze che partono dal nostro cuore, che vogliamo convertirci perché Dio ci ama, Dio ci chiama alla conversione, perché Dio soprattutto in Gesù Cristo è un Dio paziente, è un Dio che sa aspettare. Ma non deludiamo questa sua attesa, facciamo quello che la sua grazia rende possibile in noi, nei nostri limiti, con l'augurio che ognuno di noi, nelle scelte che ha fatto nella propria esistenza, da quelle della famiglia, della vita consacrata, del volontariato, di tutto ciò che riempie in maniera positiva e feconda la nostra esistenza, di coloro che anche
da un letto di sofferenza o di dolore, di malattia, di solitudine. Ecco, tutti facciamo salire al Signore oggi questa invocazione. Tu, Signore, hai visto la miseria del tuo popolo, continua a guardare questa nostra miseria, ma dacci la grazia di essere uomini e donne che sanno dare generosa e gioiosa testimonianza del tuo amore per noi.